Ben ritrovati amici, il nostro bel viaggio prosegue con le difficoltà inevitabili che un campionato di altissimo livello impone. Lo dicono tutti, una Serie B così non si vedeva da anni e farne parte è al tempo stesso bellissimo e pericoloso. E allora niente paura, questa non è una categoria, ma un tesoro da custodire gelosamente. Del resto sappiamo bene quanta attesa e quanta sofferenza abbia comportato la risalita. E a proposito, in questa puntata andiamo a conoscere proprio chi ha il compito di respingere le minacce avversarie e difendere la porta granata. Eccoci cuori granata, siamo pronti a raccontarvi la storia di chi sul campo ha forse il compito più delicato, l'uomo condannato per definizione alla solitudine dei numeri primi, uno contro tutti, uno per tutti, perché le sorti di una squadra passano inevitabilmente da lui, dal portiere e dal suo rendimento. Pochi complimenti, poche prime pagine e l'obbligo di non sbagliare mai, uno perché è il solo a poter usare le mani in uno sport che si gioca quasi solo coi piedi. Uno, di fatto, anche se il numero sulla schiena può cambiare, come in questo caso. Michele, cominciamo a raccontare la tua storia dall'ultimo capitolo, ovvero dal tuo arrivo a Reggio. Ci proponi questa foto con genitori e fidanzata in piazza Reggio, ti sei voluto subito sentire un cittadino di Reggio. Sì, devo dire che appena arrivato qua mi sono sentito subito a mio agio. Ho vissuto poco la città all'inizio perché eravamo in ritiro, ma appena sono comunque sceso in città ho subito vissuto la città a pieno insieme alla mia ragazza e poi appena sono arrivati anche i miei genitori ne sono rimasti stracontenti per il posto, insomma, dove siamo, quindi sì, mi sono vissuto e mi sto continuando a vivere per quello che è possibile la città. Perché per te è importante, lo abbiamo capito dalle foto che ci hai mandato, la dimensione anche familiare, l'accoglienza, il sentirti a casa a 360 gradi e infatti questa foto dei tuoi genitori ci racconta insomma dell'atmosfera familiare che ti piace vivere. Che supporto sono stati i tuoi nella tua carriera? Ma sicuramente devo ringraziarli per quello che hanno fatto e per quello che continueranno a fare, perché sono stati sempre al mio fianco, sia mio che di mio fratello, sono sempre stati molto presenti ma senza mai essere troppo invadenti, ci hanno lasciato sempre fare quello che volevamo, sempre nel rispetto di tutte le cose, però ci hanno dato comunque una linea guida che comunque teniamo e continueremo a tenere per tutta la nostra vita, quindi li devo solo che ringraziare. E poi nella tua vita c'è insomma la figura di tuo fratello Marco, tuo fratello maggiore, con cui insomma da queste foto traspare anche un rapporto molto affettuoso. Sì, abbiamo comunque una differenza d'età abbastanza ampia, comunque 8 anni non sono pochi, quindi inizialmente sono stati tanti litigi, come normale che ci siano, però poi con il crescere, insomma, poi ci siamo molto 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 coesi e siamo comunque due fratelli che ci sentiamo sempre, anche se siamo sempre distanti e purtroppo non ci possiamo vedere perché comunque questo è, però siamo sempre molto vicini e ci sentiamo sempre, quindi è molto bello il nostro rapporto. Ecco, dicevo della tua capacità insomma di trasmettere questo senso di famiglia, si vede anche da questa foto dove ci sono i tuoi genitori, tuo fratello, la tua fidanzata, insomma sembra proprio una dimensione necessaria per te, al di là della tua esperienza calcistica, questa necessità di mantenere il rapporto sempre vivo.
Ma sì, perché con il fatto comunque per lo sport, il lavoro che facciamo ci tiene molto lontano da casa. Quindi penso che nei momenti possibili, perché purtroppo non è mai sempre possibile, anche comunque avere uno spazio comunque dedicato alla famiglia, perché comunque in un anno magari li vedi 5-6 volte e quelle volte lì le devi vivere appieno, perché comunque devi recuperare tutto quello che magari non hai potuto vivere durante l'anno. Quindi io ci tengo molto, perché comunque la famiglia è sempre la famiglia, penso per chiunque. E poi in momenti magari così, anche come il Natale, queste cose qui, non vivendoli, non potendoli vivere, è importante quelle poche volte, insomma, che è possibile viverli appieno e stare, insomma, in famiglia. Michele, abbiamo parlato dei genitori di tuo fratello, ma insomma dalle foto traspare che tu hai un legame molto forte anche con i tuoi nonni. Qui state scartando dei pacchi per il Natale. Ecco, è una famiglia ampia e calorosa la tua. Sì, i nonni per me sono tutto, devo dire la verità, perché comunque mi hanno cresciuto. Passavo i fine settimana con loro, soprattutto con il nonno. Andavamo in giro per i campi a vedere partite, quindi la mia infanzia, soprattutto i fine settimana, è stata veramente sempre con loro, quindi cioè per loro io stravedo, quindi per me sono veramente tanto tutto della mia vita e anche loro devo solo ringraziarli. Ecco, nonno e nonna che ritroviamo in questa foto, la tua passione per il calcio deriva dal nonno e lui che te l'ha trasmessa? Sì, in parte sì, perché lui ha fatto parte di una società, insomma, del posto, e io fin da piccolo, non dico da appena nato, ma quasi, andavo sempre con lui, appena avevo iniziato a camminare, sempre con lui a vedere le partite. Facevo dalla mattina alla sera in questo centro sportivo e immaginati, dalle 9 la mattina fino alla sera alle 3, alle 4 del pomeriggio, c'erano sempre partite, quindi io sono cresciuto sempre con lui in mezzo al campo da gioco. E poi dalla tua famiglia d'origine a quella che, insomma, stai cominciando a costruirti con Giulia. Qui siete nella casa di Reggio Emilia, il tuo rifugio dopo le fatiche, diciamo, le tensioni del campo. Sì, lei è entrata nella mia vita e devo dirla solo che è migliorata. E non mi ha seguito fin da subito, ma comunque già 2 anni che mi segue e stiamo veramente benissimo. Lei mi completa in tutto e per tutto, pensa alla casa, insomma, è una ragazza di questi tempi, ma anche di altri tempi, nel senso ha un buon connubio tra la vita, diciamo, che si fa in casa e quella che si fa fuori, quindi gli devo veramente tanto. Ecco, e poi insomma, chiamandosi Giulia non potevi che portarla a Verona sotto il balcone di Giulietta. Sì, questo è stato uno dei primi weekend forse liberi, il giorno libero che ci ha dato il mister, e Verona, essendo vicina, comunque Reggio Emilia l'avevamo già vista abbastanza, abbiamo deciso di andare a Verona. E sì, l'ho portata sotto il balcone di Romeo e Giulietta, insomma è stata una bella giornata e ha altre mille di queste. Ecco, ti chiedo invece dove ti piace viaggiare. Qui siete insieme in vacanza, in un mondo ideale in cui si potrà ancora riprendere degli aerei tranquillamente, dove ti piacerebbe andare? Ma abbiamo fatto abbastanza, tanti viaggi, diciamo, però vorrei andare un po' più lontano, Bali, quei posti là, insomma, il Giappone, questi posti qua mi piacciono molto e mi piacerebbe andare a visitare, insomma, questi posti insieme a lei. Abbiamo parlato molto di Michele Cerofolini uomo, parliamo un po' del calciatore invece. Michele, qui c'è una tua foto in allenamento con la Fiorentina, che è un po' il simbolo del tuo percorso. Da dove hai cominciato? Io ho fatto fin dal primo anno, insomma, che hanno creato la squadra dell'annata del 99 alla Fiorentina, per fare poi tutto il settore giovanile e arrivare a 18 anni in prima squadra. E è stato comunque un percorso, ripensandoci, velocissimo, cioè sembra veramente passato un anno invece che 10. Però devo solo che ringraziare la Fiorentina e Firenze, perché sono state la mia seconda casa. Tu conoscevi già molto bene lo stadio che i tifosi della Reggiana continuano a chiamare Giglio, città del tricolore, perché insomma ci hai giocato 2 finali del campionato primavera. Era lo stadio diventato quasi sede fissa delle finali. Non sono andate benissimo le finali, però sono 2 esperienze importanti comunque.
Sì, era forse una delle prime, cioè delle prime partite in un grande stadio, quindi sicuramente quello ha voluto dire, con i tifosi, perché ricordo che i tifosi della Fiorentina vennero comunque in molti. Non è stato molto fortunata come, diciamo, come sede, però comunque anche quella, perché comunque anche dalle sconfitte penso che si impari veramente tanto, è stata un'esperienza veramente positiva a livello umano e comunque anche calcistico, devo dire la verità. Poi chiaro, vincendo è sempre molto più bello, però è andata così. Bene, alla semifinale del primo anno battete la Juventus ai calci di rigore, pari un rigore a Ken, che insomma adesso gioca nel Paris Saint-Germain, gioca in Champions League, però insomma ti ha tirato un cucchiaio che avevamo capito tutti, quelli che erano allo stadio, c'ero anch'io, che avrebbe tirato così. Parte Ken e regala il pallone al portiere Cerofolini. Regala il pallone a Cerofolini. Sì, infatti ti dico, già prima della partita avevamo quasi intuito che se fossimo andati ai rigori lui avrebbe fatto il cucchiaio, perché con il mister Lupatelli, che al tempo era il mio preparatore dei portieri, non sapevamo bene cosa facesse lui. Quindi abbiamo detto, ma secondo me qualcosa di strano si inventa, te prova a rimanere fermo e vediamo un po'. E infatti rimanendo fermo abbiamo fatto bene e poi dopo il finale lo sappiamo tutti. Mentre per quanto riguarda i colleghi con cui ti sei confrontato alla Fiorentina, qui c'è una foto dove ti alleni con Drongoski, è stato un periodo in cui a Firenze ci sono stati comunque grandi portieri, è stato formativo immagino per un portiere come te. Tanto, tanto, sia allenandosi con dei portieri di questo livello, ma anche con dei calciatori, anche di movimento di quel livello, perché sì, dai portieri impari tanto tecnicamente, impari comunque tante cose che al portiere servono, perché comunque guardi loro e cerchi di assorbire tutto quello che riesci, perché ogni allenamento veramente è una lezione su cui devi e puoi imparare, mentre anche con i compagni, comunque i giocatori di movimento, riesci a imparare tanto lì a livello magari più umano, perché comunque il ruolo è diverso, però hanno dei valori, hanno una mentalità, hanno delle conoscenze che un ragazzo di 17-18 anni non può avere. Nel tuo percorso ci sono due colori prevalenti, uno è il viola della Fiorentina, l'altro è l'azzurro della nazionale, anche se qui la maglia è Bordeaux, quasi granata, no? Ricorda quasi quella della Reggiana, però insomma arrivare lì a vestire quella maglia è il coronamento di un percorso. Sì. Al vestire la maglia della nazionale penso che sia veramente un orgoglio unico, perché tutti i bambini penso che iniziano a dare i primi calci sperano e si augurano di arrivare comunque in nazionale, perché rappresentare una nazione intera e sapere che comunque sei lì e la gente ti fa per te, cioè non esiste più il club, esiste l'Italia intera. Quindi sapere che tutti ti fanno per te, te rappresenti quelle persone che sono lì a vedere la partita, è veramente una cosa indescrivibile. Poi cantare l'inno, tutte queste cose, sono cose che all'inizio sogni e poi magari diventano realtà. Questa foto è un inno particolare, perché hai vissuto insomma questa vicenda della Under 20 che diventa Under 21 causa Covid, che è stata molto molto particolare, ma avete insomma centrato un'impresa importante battendo l'Irlanda. Che giorni sono stati quelli? Per me in particolare è ancora più emozionante, perché io l'ultima convocazione nazionale l'avevo fatta prima della mia rottura del crociato e quindi questa qua era una convocazione improvvisa, è stata dopo il mio rientro, dopo le mie comunque due annate passate comunque tra sofferenze e soddisfazioni, però non ero più ritornato in nazionale, quindi una chiamata improvvisa, il ritorno in nazionale dopo tanto, comunque dopo tanta sofferenza, anche questa è stata veramente una soddisfazione personale, e poi dopo il risultato arrivato lì di personale anche, perché comunque dopo tante battaglie sono riuscito a ritornarci. Mentre poi dopo il risultato, dopo la partita, dopo quello che tutti abbiamo visto, è stata una soddisfazione di gruppo e una prova di forza non indifferente. Eh sì, una soddisfazione di gruppo testimoniata da questa esultanza, insomma, è stata veramente un'impresa anche sorprendente per gli osservatori. Sì, perché comunque eravamo le new entry, diciamo, quelli che sostituivano l'Under 21A, diciamo, quindi le aspettative c'erano, ma non poi così elevate, perché comunque un gruppo che non si conosce bene, che non ha lavorato magari nemmeno una settimana insieme,
non ha studiato gli avversari, non ha preparato la partita, è stata un po' improvvisata, abbiamo veramente fatto un miracolo calcistico, diciamo. E poi l'Under 21, quella diciamo senza asterischi e senza dubbi contro la Svezia. È stata un'ennesima soddisfazione e comunque rientrare a farne parte con comunque dei giocatori di un certo calibro, perché l'Under 21 sappiamo che ha dei giocatori che sono in ambito anche nazionale A, sono state comunque due settimane importanti. E poi anche lì abbiamo vinto, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo vinto tutte le partite, ci siamo qualificati alla seconda fase dell'Europeo, che appunto ci sarà a maggio, e quindi anche questa è stata un'ennesima soddisfazione che veramente mi porterò dietro. Viola, azzurro, adesso cominciamo a parlare di Granata. Vediamo i più significativi nel racconto di Alessandro Iori. I precedenti sono complessivamente 29, perché dalla storia degli incroci tra Reggiana e Vicenza manca quello della scorsa stagione in casa Granata. Nelle 14 partite giocate tra Mirabello e Giglio sono 5 le vittorie Granata contro 3 del Vicenza, 6 i pareggi, il risultato più frequente quando la partita si gioca in casa della Reggiana. Il ricordo più dolce è quello dell'11 dicembre 1988. Nell'anno della cavalcata verso la B dei Granata di Pippo Marchioro, vittoria di grande spessore in un Mirabello ribollente. Dopo i pali colpiti da Daddario nel primo tempo con un colpo di testa da 0 metri e da Zamuner nella ripresa con un calcio di punizione dalla grande distanza, la resistenza vicentina venne piegata da una magia di Augusto Gabriele. Il tiro parabolico del numero 10 Granata a 20 minuti dal 90esimo fece esplodere l'entusiasmo per una vittoria rifinita poi due minuti più tardi dal gol di Salvo Fulvio Daddario, destro affilato sull'assist del solito incontenibile Gabriele. Fu la settima vittoria su 7 partite casalinghe per i Granata in quel campionato, col Mirabello miniera di punti fondamentale nella corsa promozione. Ma fu anche la prima vittoria dopo 40 anni di digiuno contro il Vicenza per la Reggiana. Le altre risalivano infatti al 1940 2-0 e al 1948 2-1. Negli anni 80 tanti pareggi a Reggio, 1-1 il 27 novembre 1983, 2-2 invece nella stagione successiva, il 1 novembre 1984. Granata sempre all'inseguimento, con D'Agostino su rigore a replicare a Messer Sì e Silvio Cei all'87esimo a siglare il 2-2 definitivo dopo il secondo vantaggio veneto firmato Lucchetti. Gli ultimi successi Granata sono invece storia recente. 2-0 con doppietta di Valerio Anastasi nel 2013 e 1-0 nell'ottobre 2017 con gol dello spagnolo Martí Riverola. Roba da almanacchi di Serie C, mentre questa volta sarà Serie B e l'ultima volta in cadetteria con il Vicenza, vecchi addirittura di 45 anni. 26 ottobre 1975 in Mirabello 1-1 in rimonta con il gol di Fulvio Francesconi a regalare il pari alla Reggiana di Carmelo Di Bella dopo l'autorete di Roberto Parlanti in apertura di gara. Punto inutile a fine stagione per Granata, ultimissimi e retrocessi in Serie C. Michele, al tuo arrivo a Reggio si costituisce subito un comitato d'accoglienza per farti entrare bene nel gruppo senza traumi, e il comitato d'accoglienza è rappresentato da Ivan Varone, è uno dei più loquaci del gruppo con cui ti sei trovato subito in sintonia. Sì, lui ci conoscevamo già perché avevamo già giocato insieme a Cosenza, okay. Quindi anche le nostre ragazze, cioè sua moglie, la mia ragazza, si conoscono molto bene, siamo sempre stati in contatto anche quando poi ci siamo divisi perché uno giocava da una parte e uno dall'altro. E niente, appena ritornato qua è chiaro che è quello che mi ha accolto fin da subito, perché comunque c'era già un bel rapporto. E però devo dire che tutta la squadra mi ha accolto veramente a braccia aperte, perché io non ho avuto nemmeno un giorno di difficoltà, perché sono stati sin da Paolo, ma dico Paolo perché è il capitano, ma tutti, veramente tutti, mi hanno accolto da Dio, e io posso anche loro solo che ringraziarli, perché mi hanno accolto e mi hanno comunque fatto sentire a mio agio. E penso, per un ragazzo e per un calciatore, sentirsi al proprio agio in una squadra vuol dire comunque dare tutto quello che ha e metterlo a disposizione per la squadra. Ti hai parlato di Cosenza, tu la Serie B l'avevi già assaggiata 2 anni fa.
Sì, era, sì, ho fatto metà anno a Cosenza, poi per alcuni problemi sono dovuto andare via a gennaio dopo aver fatto alcune presenze, però sì, avevo già comunque esordito in Serie B. E poi in questi ultimi due anni hai avuto anche insomma qualche problema fisico prima di arrivare qui. Sì, io diciamo che l'anno scorso ho fatto 6 mesi da infortunato perché a maggio 2018 mi sono rotto il crociato, quindi sono stato fino a novembre-dicembre a Firenze a recuperare, poi ho fatto alcune panchine insomma da terzo portiere alla Fiorentina e poi sono andato in prestito a Caserta, ma è durata 1 mese e mezzo causa Covid. E poi per riprendere a volare arriva la chiamata della Reggiana, qui ti stai riscaldando prima di una partita al Città del Tricolore. Com'è nato il contatto e che sensazione hai avuto quando ti ha chiamato la Reggiana? Sono state insomma delle giornate un po' particolari e c'erano squadre che mi volevano, che non mi volevano, che dovevo andare, non dovevo andare. Poi anch'io non ero molto deciso. Poi appena arrivata la chiamata della Reggiana che mi hanno detto forse c'è la possibilità che la Reggiana ti voglia, io devo dire la verità, non ci ho pensato due volte, cioè ho detto se mi vogliono, sì, subito, non stare nemmeno a dire ma come, sì, voglio andare, me la sento, voglio andare là, poi parlando anche appunto con Ivan, con le persone già che conoscevo, mi avevano già descritto una città, una piazza fantastica, quindi non ci ho pensato due volte. Ecco, noi diciamo generalmente in estate, poi estate non era, in questa estate strana e dilatata del nostro calcio, si parlava chi sarà il titolare, Venturi, Cerofolini, tu insomma con le prestazioni, questa è una bellissima parata plastica, ti sei preso il ruolo senza dubbio. Sì, diciamo siamo due portieri all'altezza diciamo per la categoria, perché anche Jack è un gran portiere, una bravissima persona, che anche con lui ho un bellissimo rapporto. E certo, poi un ragazzo quando viene messo in campo l'obiettivo è fare il meglio che può, far vedere le proprie potenzialità e poi la soddisfazione più grande è parare, nel senso un portiere deve parare. Quindi una volta messo in campo dai tutto, dai il massimo e fai vedere quello che sai fare. Un ruolo maledetto il vostro, perché ne gioca uno ovviamente e non è semplice mantenere un rapporto ecco valido e collaborativo con chi con una persona con cui lavori tutti i giorni. Certo, comunque. Ma noi sia con Jack che con Matteo e il mister Antonio devo dire che siamo una piccola grande famiglia, perché comunque cioè, c'è il rispetto reciproco, in allenamento lavoriamo, ci divertiamo. Non ci sono delle tensioni, perché poi è brutto lavorare con delle tensioni, ci vogliamo bene l'un l'altro, ci diamo una mano, ci aiutiamo anche in allenamento, sbaglia uno, sbaglia l'altro, fa bene uno, fa bene l'altro, ci diamo una mano e io penso che sia anche un po' il segreto di, insomma, delle prestazioni del portiere che poi va in campo, perché comunque c'è tutto un lavoro dietro e lavorare in serenità è sempre meglio. C'è una cosa che mi piace molto di te e che vediamo in questa foto. Quando la tua squadra segna, che sia nazionale o reggiana, tu sei sempre lì ad esultare, insomma partecipi molto al gruppo. Sì, io quando faccio un gol mi libero diciamo un attimo, mi sciolgo un attimo e vado a festeggiare con i miei compagni, perché il portiere sì è un ruolo solitario, quindi magari tutti pensano sì, gli piace stare un po' da solo, però non c'è cosa più bella che quando c'è qualcosa che in questo caso il gol fa festeggiare la squadra e gioire, non c'è più cosa di farlo comunque tutti insieme, quindi io parto dalla porta e vado a abbracciare i miei compagni. Se volevate un viaggio comodo, beh, non è questo il posto giusto. Qui si lotta, si soffre, si gioisce per ogni conquista e non ci si abbatte di fronte ad una delusione. Serviranno nervi saldi fino alla fine, serviranno cuori forti, cuori granata. Il nostro bel viaggio prosegue, continuate a seguirci. Stars collide like you and I.
non scendo.